poi dopo Bottega Verde ho fatto un saltino veloce veloce alla Kiko. C'erano qualcosa in saldo, non è che mi ha fatto molto impazzire i saldi della Kiko, devo essere sincera. Mi sarebbe molto piaciuto provare i long lasting stick e shadow, ma c'erano solo 4 colori in offerta che non mi piacevano, erano molto sul brillantinato, molto, molto forti, quindi niente, ho lasciato perdere. E quindi mi sono comprato solo 2 cose, uno smalto a 1,90 euro e questo azzurro, perché avevo quello lì, cioè ho ancora quello della H&M, sempre azzurro, ma mi ingiallisce troppo, veramente troppo le unghie, e ho paura veramente a riutilizzarlo di nuovo. E quindi siccome mi piaceva comunque il colore azzurro, ho pensato proviamo questo della Kiko e vediamo, speriamo che questo sia migliore. E poi, siccome era in offerta, credo 5 euro l'avrò pagato, il Long Lasting Gloss, no, Unlimited Lip Gloss. Io ho quello il numero 02 e ho preso anche il 08, che è un color rosa, veramente. Siccome questo è molto buono e dura, non dura 6 ore, ve l'avevo detto, però dura abbastanza, comunque ho voluto prenderlo. E la Kiko si è finita. Ed infine sono passata all'OVS. L'OVS sono passata, ripassata, indovinate per cosa? Per la nuova collezione della Essence, la Return to Paradise, che la vorrei tutta. Purtroppo non è ancora uscita nella mia OVS, quindi credo che venerdì ci farò un altro salto. Comunque in questa settimana vedrò di nuovo se c'era. Comunque la scorsa volta che ci sono andata lo stand era abbastanza fornito, quindi ne ho approfittato, perché bisogna approfittare del stand fornito della Essence, se no non vi ritrovate più niente. Ho preso il kit per sopracciglia, sono un po' in fissa con le sopracciglia in questo periodo. Mi sono visto un sacco di tutorial su YouTube per le sopracciglia, eccetera. Comunque ho preso questo kit, oltre al fatto che comunque ha dei colori, uno sul marrone chiaro, uno sul marrone scuro, che si possono anche mixare insieme, anche per via dello stencil che c'è dentro. Che c'è, vero, dentro? Sì, c'è, ho preso apposta. Diciamo per le sopracciglia vi aiuta a fare una forma, chissà, speriamo bene. 2,99 euro viene. Poi il Metal Glam Eyeshadow, lo avete sicuramente visto nel video di Clio, quello sui toni del marrone bronzato, così ho voluto provarlo. E questo l'ho pagato 2,49 euro. Le perle 02, questa è la 02 LED Sunshine. Beh, le perle sono queste. Non ho mai avuto... Ah no! Le perle erano queste. Va bene. Adesso la mia gatta sta andando già. Va bene. Le perle erano queste, dopo le raccoglierò. Queste le ho pagate 3,49 euro, non ho mai avuto un prodotto del genere, quindi niente, lo volevo provare. Poi la matita per occhi, la 10 Almost Famous, la Long Lasting Eye Pencil, che è quella che si aprono in pratica in questo modo, e questo per l'interno dell'occhio. Voi dovete sapere che io non applico mai matite all'interno dell'occhio se non sono chiare, perché comunque la matita all'interno dell'occhio, soprattutto nera, mia gatta va a mangiarsi le perle, soprattutto nera, va a rimpicciolire l'occhio. Siccome io già ho l'occhio, non ce li ho grandi, ce li ho comunque piccoli, se vado a mettere una matita scura me li rimpicciolisce. Quindi io utilizzo sempre matite comunque dentro all'interno dell'occhio, chiare. Bianca non mi piace, quindi color carne. Questo è un rosa molto carino, un rosa perla. Ma avrei voluto prendere quella color champagne se non sbaglio, ma non c'era, quindi la prossima volta se la trovo la prendo.
il mascara, il Magic Design Waterproof, perché avevo comprato quello della Kiko, l'Ultra Tech Waterproof, ma non mi sono trovata per niente bene, e quindi ho provato a prendere questo, visto che quello della linea normale, insomma del Magic Design normale, non waterproof, mi ero trovata abbastanza bene, ho provato questo. Ah, i prezzi, comunque questo, i prezzi, il mascara 1,49 €, questo te l'ho, ve l'ho detto, a posto. Poi se mi sono dimenticata qualcosa ve lo metto nel fumettino. Ed infine l'ombretto 05 Adorable Matte Effect, il nuovo, non quello lì che vi avevo fatto vedere nel tag dei 10 prodotti sotto i 10 euro. Questo è il nuovo, cioè è un color carne, giusto per uniformare la palpebra. 1,99 €, questo se non sbaglio vengono gli ombrettini. Quello vecchio che vi avevo fatto vedere è questo. Questo era il Metallic Effect invece, che era un po' scimmerino, che è questo color marroncino rosato fantastico. Io siccome ne avevo trovato un altro un po' di tempo fa, mi sono fatta la scorta e ne ho un altro, vabbè, da qualche parte. Però ho voluto prendere questo perché è un color carne, giusto per uniformare la palpebra. E credo sia tutto. Poi mi è arrivato l'ordine da Batte, ve lo faccio giusto un pochino annusare perché fra un po' vi farò una review, così una review al pace proprio. E ho comprato, quindi mi sono comprata i refill di fondi minerali, anche se sinceramente con questo caldo veramente faccio fatica anche a mettere il fondo minerale, anche se adesso l'aria si è un po' calmata, nel senso si è un po', si sta meglio, ecco. Ho preso quindi il mio colore che è il Warm Light, ve lo mandano tutti in refill, ma comunque vi spiegherò meglio. E poi mi sono comprata un pochino di samples, tra blush, il bouquet, no, questo me l'hanno inviato loro, un bouquet, me l'hanno inviato in omaggio, poi Fruity, sarebbe forse un altro blush, poi mi sono comprata il Thrift, che è un altro blush, ma vabbè, un assaggino, ma poi vi dirò meglio, il Candlelight, che è un illuminante. Insomma, questo è tutto, non ho comprato altro, no, fortunatamente non ho comprato altro. E niente, sinceramente volevo fare anche un mega ordine alla EFA, soprattutto per prendere i prodotti della linea normale, perché io ho molti prodotti della linea studio, ma ci sono moltissimi prodotti della linea normale che mi ispirano tantissimo, ma ho deciso di rimandare a settembre perché con il caldo io sinceramente ho paura che si sciolgano i prodotti, anche perché vorrei prendermi dei rossetti minerali, varie cose, quindi rimando a settembre. Niente, questo è tutto ragazze, grazie di tutto, grazie per le iscrizioni, grazie per aver visto il video e per tutto quanto. Alla prossima, ciao!